E lei, signor direttore? Non ci siamo. Il sistema di allarme non ha funzionato finché non ho poggiato con tutto il mio peso sulla pedana. Bisogna sistemarlo immediatamente. Telefoni alle Mercedes, subito! Eccomi! Vengo! Buongiorno, signor Le Mercier. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signora Le Mercier. Buongiorno, gattina mia. Ho fame. Oh, fa caldo. Vero, George? Ma io devo correre subito al Louvre. No, che sollievo. Lo mandano sempre a chiamare. È vero, tesoro? Sì. Oh, si sta squagliando. George! Perché non lo porti subito in cucina prima che affoghiamo tutti quanti? Sì, signore. Buongiorno. Buongiorno, signor Le Mercier. Madame. Buongiorno. E dov'è Pierre? Non si è visto. Che vada al diavolo. L'ho aspettato 3 giorni, si consideri licenziato. Attenta. Arrivederci. Arrivederci, George.
Grazie, tesoruccio. Un vetro poteva anche ferirsi. Tutto ti ferisco io se non ti metti subito a lavorare. Arrivederci, gattina mia. Buongiorno. Buongiorno. In che cosa posso servirla? Sono qui per il posto. Ma dica, giovanotto, perché ha staccato il cartello? Perché non ce n'è più bisogno. Sigaro? No. Sì. Voi avete bisogno di un lavorante e io ho bisogno di lavorare. Sono bravissimo a fare cornici e ho qui delle ottime referenze. Va bene, vediamo. Non c'è male. Come mai sei rimasto disoccupato? Sono stato all'estero. Di dov'è lei? Ha molta importanza? No. Vero, caro? Beh, ci rifletterò su. Adesso devo scappare, sono già in ritardo. Vada, io l'aspetto qui. Qui? Beh, e dove se no? Tu vieni con me. Sì, signore. Chi è quello? Il mio nuovo apprendista. Permette? Ma certo. Come mai non me ne ero accorto? Andiamo? Senta, ce la facciamo una partita un giorno di questi? Perché no? Buongiorno, signore. Buongiorno, amico mio. Venga, venga a vedere. Secondo lei è benigno? Beh, direi che l'abbiamo preso in tempo. E la causa? Il caldo, signore, la polvere, non si può mai dire. Sì, ma caro Le Mercier, lei mi deve dire se è curabile. Oh, sì, 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 ma dobbiamo agire rapidamente. Benissimo, e allora affido questa cornice alle sue mani. Stia tranquillo, direttore, è una questione di pochi giorni. Benissimo, conto su di lei, Le Mercier. Oh, scusatemi, mi è scivolata dalle mani. La prego di perdonarlo, sa, è nuovo. Oh, ma le pare. Vedo che adesso il sistema d'allarme funziona molto meglio. Raccolga quella roba e reinserisca l'allarme. Noi rimettiamoci al lavoro. Ha funzionato col peso di una paglietta, non c'è male, eh? La posta della Gioconda. Ne riceve centinaia ogni giorno. La gente è proprio matta. E il direttore, per esempio, è fissato con i segnali d'allarme. Un giorno o l'altro finirà per attaccare la corrente anche alle sputacchiere. Dove ha imparato a giocare a scacchi così bene, mi dica? A Mosca, Vienna, New York, in giro. Le sue chiavi? Già, le mie chiavi. Secondo me questo tipo di cornice è troppo fragile. Oh, stia tranquillo, con un adeguato trattamento potremo arginare. Scusatemi, potrei dare un suggerimento? No. Perché no? Venite a dare un'occhiata alla Gioconda. È lei che è in pericolo. La Gioconda? Staccate l'allarme. Andiamo. Ecco. Dove? Qua. La sua lente, Le Mercier. Non è ancora grave, ma può degenerare. Sì, è già un po' di tempo che stavo pensando a qualche cosa che la proteggesse meglio. Lei che ne pensa? Dovrei rifletterci su. Che ne pensate di una custodia di protezione? È un'idea. È proprio quello che stavo per suggerirle. Così sarà protetta dall'aria senza compromettere la visibilità. Bravo, giovanotto. Lei ha un'ottima vista e lei non poteva scegliere meglio, Le Mercier. Ma cosa avete da guardare in quella maniera? Siamo al tabaret? Niente, niente, signore.
Dunque, caro Vincent, rifletti prima di dare dei suggerimenti. Ci vorrà più di una settimana per fare quella custodia di vetro. Io gliene potrei fare una in un paio di giorni. No, è impossibile. Scommettiamo un mese di paga che ci riesco. Se sei così sicuro, facciamo 3 mesi. Bene. Ma non è giusto, non può permettersi di perdere tanto. No, no, non si preoccupi. Beh, almeno dagli una stanza qui da noi, no? Una stanza? Perché? Ma dove vuoi che vada a vivere se tu gli vinci 3 mesi di paga? No, andiamo, Titi. Insomma, o non scommetti, oppure gli dai una stanza qui da noi. Tutto lì il suo bagaglio? No, il resto ce l'ho in tasca. Il pettinino. Oh! Che cos'è? Cera. E a che serve? A prendere delle impronte. La chiude a chiave la sua porta di notte? Fa caldo. È il sole. Vincent. Beh, buon Natale. Che cosa posso fare per lei, giovanotto? Beh. La camera è pronta, madame. Nicole, accompagna questi signori alla 25. Nicole, ti sei incantata? Ciao. Un momento, devo portare queste in lavanderia. Lascia perdere, conosco la strada. Andiamo, tesoro. Allora, giovanotto, che cosa desidera? Torno subito, Va anche lei da questa parte o sta seguendo me? Sto seguendo te. Allora, si renda utile almeno. Ti ho cercata dappertutto. Stavo cominciando a pensare di averti sognato. Sono contento che tu non sia un sogno. Butti tutto nella cesta. E prenda 2 lenzuola pulite nel secondo scaffale. A fare il galletto se la cava bene, ma in quanto a far di conto non mi sembra un'aquila. Lei ha 2 occhi, 2 orecchi e questi sono 3 scaffali. Il secondo è questo. 1, 2. Domando scusa, ma le lenzuola sono lenzuola, no? Ma i letti non sono tutti ad una piazza. Venga con me. Tu
Tu che sai così bene la matematica, io ho due labbra. Tu hai due labbra. Se le mettiamo insieme... L'ho risolto già questo problema. Ma vediamo se lei sa risolvere questo. 1,80 metri d'altezza. Più 2 occhi neri. Più 32 denti bianchi. Vediamo, secondo lei, cosa fa? L'uomo dei tuoi sogni. No, zero spaccato. Fa un somaro presuntuoso dentro una cesta di biancheria sporca. Quando esce di là, porta quei lenzuoli nella stanza 27. Ci vogliono ore adesso per farla entrare ed uscire da questa cornice. Quando la custodia sarà finita, sarà molto più facile. È sicuro di aver preso tutte le misure che le servono? Sì, sì. Bene. Ah, dopodomani non è giorno di pulizia? Sì. Beh, allora potremmo fare una partita. Va bene. Dove? Che ne dice del bistrò qui all'angolo? Va bene. Io ci vado spesso. Ha tempo per giocare adesso? Sì, andiamo. E io torno subito. Le sue mosse sono troppo veloci. Beh, perché le ho studiate in anticipo. Io non sono così veloce. Beh, se lo fosse dovrei cambiare tattica. Bisogna di pensare un po'. Beh, allora io ne approfitto, eh? Io sono ancora al punto di prima. Scusi, ma mi ci vuole molto tempo. Salve. Ho preso le misure. Comincerò subito. Te la sei presa un po' comoda, eh? Portate su il materiale. Lavorerò in camera mia. Prego. Grazie. Thank you.
Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Buonanotte. Buonanotte. Tu che cosa ci fai qui? Sei calda. Fa caldo. Sono non ti scordar di me. Lo so. Tu lo sai che non dovresti venire quassù? E tu non lo sai che io faccio sempre quello che non dovrei fare? E quindi sono venuto. Tu sei povero, vero? Sì. Che peccato. Perché? Perché sei carino. E se fossi anche ricco, potrei permetterti di baciarmi. E tu come te la passi? Sei ricca? Sono poverissima. Beh, ti permetto di baciarmi lo stesso. No, la povera gente non deve perdere tempo a baciarsi. E perché no? Perché non serve a niente. Io non direi. Perché non te ne vai? Perché non voglio. Ma io voglio che te ne vada. Ma non facciamo scherzi questa volta, eh? Ma di che stai parlando? Io non voglio mica finire di nuovo nella cesta dei panni sporchi. Sai, ero un po' nervosa. E ora sei triste? Sì. Vorrei avere tanti soldi. Sono giovane, non sono brutta e non mi è capitato mai niente. Ti sono capitato io. Già, bella affare. O sono vecchi, ricchi e brutti. Non come me. Oppure belli, giovani e poveri. Come me. Che cosa ci faccio io con uno come te? Te lo dico. Cosa? Ci fai all'amore? No. Allora ci vai a ballare? No. Allora ci piangi insieme? No. Ci canti un duetto? No. Ti ci ubriachi? No. Ho trovato. Cosa? Facciamo l'amore. No. E allora? Allora andiamo a ballare. Ballare.
Dove li hai trovati i soldi per portarmi qui? Li ho rubati. Non posso respirare. Nemmeno io. È perché mi tieni troppo stretta. Deve essere per questo. Mi fai riprendere fiato? Va bene. Andiamo a sederci. D'accordo. Che guance calde. Approfittane. Signore e signori, ecco a voi il famoso Merlino. Come tutte le sere, sceglierò tra il pubblico una signora. O meglio, la mia colomba la sceglierà. Venga qui da me, signora. E se io mi rifiutassi di venire? Lei non ha scelta. Ora c'è un vincolo che ci unisce. L'avevo già notata quando mi trovavo ancora tra le quinte. Le mie colombe mi capiscono a volo. Non abbia paura. Non ho paura. Lei è meravigliosa. Ah, come avrei voluto incontrarla prima. Sono arrivata da poco a Parigi. Lei è meravigliosa. Io parto per il nord domani, per Dunkerque. Beh, buon viaggio. Venga con me. Ma perché? La mia assistente.
Va bene. E diventerà famosa. E voilà! Preso la sua decisione? Sì, ci andrò. A Dunkirk? A Dunkirk. Con quell'uomo? Con quell'uomo. Domani? Sì. Che vuoi che ti dica? Addio. Addio. Ho dimenticato di dirti una cosa. Anch'io parto domani. Per Roma. Non vorresti venire con me? No. Se dovessi cambiare idea, fra 3 giorni mi troverai in un villaggio vicino ad Avignone. A questa locanda. Ti aspetterò tutta la mattina. Non ci verrò. Io ti aspetterò ugualmente. Vincent! Anch'io ho dimenticato di dirti una cosa. Cosa? Addio. Nicole. E se io fossi più ricco di quell'uomo? Ma tu non lo sei, vero? No. Addio. Addio. Rosso vado a Roma, nero a Dunkirk. Dunkirk. Buongiorno. Buongiorno. Siamo mattinieri. Sì, devo consegnare questa cornice. Allora non ha tempo per la partita. Ah, sì, certo che ce l'ho. Bene. Prego. Sarà una giornata calda oggi. Sì, molto. Che faccio? Lei ha lasciato la torre in difesa. Il modo di proteggere la regina. Ho bisogno di pensarci sopra. Ma allora, se mi scusa un momento. E perché si porta dietro la cornice? Sa, è una cornice di valore, ne sono responsabile io.
Sono bloccato. Dovremmo sbrigarci un po', devo consegnare questa cornice. Io faccio del mio meglio, di più. Eccolo là. Lei venga con me. Che è successo? Hanno rubato la Gioconda. Sì, ecco cos'è successo. Hanno rubato la Gioconda? Sì, e vorremmo farle qualche domanda. A me? A lei. Per esempio, dov'era quando è successo il fatto? Io qui. Lui è stato con me tutto il tempo. Vuol venire a dirgli che io non mi sono mai mosso? Ah, sì, volentieri. Mi dà un'occhiata a questo pacco, per favore. Va bene. Grazie. Secondo me, Golden Boy si è allontanato immediatamente e ha avuto dei complici all'interno. Ah, Golden Boy? Eccolo qui, ispettore. Lei è uno dei custodi addetti alla sala della Gioconda, vero? Sì, signore. E dove è stato fino adesso? A giocare a scacchi con questo giovanotto. Qui al bistrò. Si è mai allontanato durante la partita? Neanche per un attimo. Bene. Comunque lasci anche lei nome e indirizzo. No, non è necessario, lo conosco io. Salve, giovanotto. Buongiorno, signore. Posso andare adesso? Sì, sì. Buongiorno. Lei si tenga a disposizione. Sì, signore. Oh, la ringrazio tanto per aver detto che non mi sono mai mosso. Non c'è di che. Ma il mio pacco? L'ho messo là dietro. Eccolo. Stia attento. È fragile, sa. Davvero? Che cos'è? La Gioconda. Mi vuole il capo. A noi? Sì, gli altri sono tutti occupati. Eccoci. Sì, signor ministro, ho già messo in azione tutti i miei uomini. Ho dovuto perfino ricorrere a quei due deficienti di Gaspard e Germain. Ossegui, eccellenza. Ah, siete qui. Andate a interrogare la padrona dell'hotel Mona Lisa. Sembra che una delle sue cameriere possa avere qualcosa a che fare con il furto. Ha lasciato la città all'improvviso. Sì, sì, signore. Signore. Bello incarico, eh? Congratulazioni, signor Marchese. Per lo champagne? No, più tardi. Facciamo la stessa strada o mi sta seguendo? Dammi quel pacco! Fermo, sparo! Sono riuscito. L'ho bloccato in un vicolo e gli ho preso la Gioconda.
Sorridete, Golden Boy. Cambieremo le auto a Lione. Bene, signore. Una lettera per voi. Per noi? Sì. Mi ha detto di darla a due uomini molto agitati. Sorridete. E adesso che si fa? Forse la ragazza ne sa qualche cosa. È partita questa mattina. E dove è andata? Dobbiamo scoprire. Non lo so. Hotel Mona Lisa. Sorridete. Caro Gaspar, non può essere una coincidenza che sia partita con quell'illusionista. È l'unica traccia che abbiamo. Potrebbe aver detto che andava a Dunkerque solo per metterci fuori strada. Così sarà sicura che la cerchiamo altrove. Esatto. E crederà che noi crediamo che non sia andata a Dunkerque. Quindi se volesse farci credere che non è andata a Dunkerque, andrebbe dritto a Dunkerque. È evidente. Andiamo. Dove? A Dunkerque. Ah. Io non ci ho capito niente. Non mi meraviglia. Sì. Nicola avrebbe dovuto uscire dal baule, da qui sotto, e passare nel vaso. Deve essere successo qualcosa. Evidentemente. Qualcuno l'ha rapita. Eh no, io non ci casco. Come facciamo a svegliarla? Sul palcoscenico fanno così. Proviamo col mio sistema. Voglio un po' d'aria. Aprite la finestra. Apri la finestra. Sì.
E adesso parliamo un po' d'affari. Ho un paio di cosette da chiederti. Chi siete? Chiudi il becco e pensa solo a rispondere. Beh, sarà un po' difficile. Come sarebbe? Non posso star zitta e rispondere allo stesso tempo. Non cercare di fare la furba con me. Non sono mica scemo, vero? No. Avanti, parla. Dov'è Vincent? Vincent? Non lo so. Non lo sai, eh? So io come farti parlare. Ne è proprio tanto sicuro? Io resisto al dolore meravigliosamente. Quando ero bambina mi ruppi una gamba, crack, e me la rimisi a posto da sola, senza versare una lacrima. Guardi, guardi com'è dritta. Questa continua a fare la spiritosa. Aiuto! 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 Sta zitta! Senti, perché ci vogliamo rendere la vita difficile? Vedi, noi siamo ladri, però siamo dei ladri pigri. È vero? Certo. Ma al mondo ci sono anche dei ladri seri e volonterosi come Vincent. Vincent? Noi aspettiamo che loro rubino qualche cosa di importante e poi la rubiamo a loro. Ma cosa c'entra Vincent? È la Gioconda chi l'ha rubata. Vincent? Ma è ridicolo. Non c'è niente di ridicolo. Coraggio, dov'è? Posso avere un sorso d'acqua, per favore? No, dopo che avrai parlato. Pazienza, io resisto alla sete meravigliosamente. Quando ero bambina ho attraversato il deserto del Sahara e il mio cammello è morto di sete. Questa pazza comincia a darmi sui nervi. Comunque io non so dov'è. Perché non lo chiedete all'illusionista? All'illusionista? Sì. Se è un'altra balla, peggio per te. Dove stai? All'Hotel d'Angleterre. Imbavagliala finché non ritorno. Ah, ispettore, c'è niente di nuovo? Ah, rieccolo, l'illusionista. La chiameremo quando avremo novità. Grazie, ispettore. Venga con me. Dove? Se viene con le buone non le farò del male. Vengo. Ma non sia violento. Ma che ti prende? Mi si sono addormentate le gambe. Le dispiace massaggiarmele un po'? Certo. Oh, che piacere. A chi lo dici? Davvero? Crebio? Davvero, davvero. Quanto sei bello. Disgraziato, ti sei bevuto tutto il mio cognac. Bella, quanto sei bella. L'idiota, dove è andato?
Dovrà pur tornare in albergo, non può girare per la città vestita in quel modo. La mia testa. Muoviti, ubriacone. Ci sono altre stanze? A lui ci penso io. Tu vai al tabarèn casomai lei tornasse là. Pardon. Buonasera, mi chiamo Nicole, vengo da Parigi. Buonasera, mi chiamo Gastone, vengo dal Polo Sud. Si sente sola, non è vero? Dipende. Desidera compagnia? Dipende. Da cosa? Dal prezzo. Se è così spilorcio, lasci perdere. Io non sono spilorcio. Ma allora forse è solo povero. I soldi non mi mancano. Davvero? Quanto vuoi? Duecento. Duecento cosa? E anticipati. Ma sì, mi piace perché sei pratica. Affare fatto. Ma un freddo. Mi presta il suo mantello? Ma certo, eccolo qua. E adesso dove andiamo? Dipende. Lei è un tipo avventuroso. Che io adoro l'avventura. Allora andremo in un posto misterioso e meraviglioso. Ah. Però c'è un ma. Quale ma? Non deve vedere come ci si arriva. Allora come si fa? Semplice. Io dovrò bendarla. Le inventate tutte voi parigine. Ne sapete una più del diavolo, voi parigine. Oh, questo è solo il principio. Ah, sì? Vedrai il seguito. E dove si va adesso? Lei sa nuotare? Sì, perché andiamo a fare il bagno, eh? Io no. Ah, no? Lei? Ah, io... Quando è il prossimo treno per Avignone? Tra un'ora. Un biglietto. Questi bastano? Sì. Mi dia la polizia. Non si muova. Adesso arriviamo. Ha comprato un biglietto per Avignone. Vuoi avvertire l'illusionista? Per forza. Sì, questa è la sua stanza, ma lui è uscito. Vuol lasciare un messaggio? Bene, glielo dico io. Era la polizia. Sveglia, bambolotto. Sembra che la tua amichetta sia in viaggio per Avignone. Non ho più bisogno di te. Addio, bellezza. Questa è la vettura per Avignone. La ragazza è in quello scompartimento. Ispettore, hai intenzione di arrestarla? Mi dispiace, ma non possiamo rivelare i nostri piani. E adesso che si fa? Lei ci guida tutti alla Gioconda. Ma noi dobbiamo arrivarci per primi.
Nicole! Che ci fa lì a quattro zampe? Nicole! Devi tornare indietro con me. Ti stanno seguendo. Sono nello scompartimento, accanto al tuo. Chi? Tutti quanti! La polizia, quei due banditi! Ma tu perché stai andando ad Avignone? Non sono affari suoi. E la smetta di parlare con la mano davanti alla bocca, per favore. Ma questo chi gliel'ha fatto? Quei due banditi mi hanno malmenato. Volevano sapere a tutti i costi qualcosa di un certo Vincent. Chi è questo Vincent? Non sono affari suoi. Se ne vada e mi lasci in pace. E se avessi deciso di andare ad Avignone per fare una gita e la Gioconda non c'entrasse per niente? E se ti stessi zitto una volta tanto? Non c'è una parola su di noi, niente, niente. Cose da pazzi. Hanno nominato tutti gli ispettori più famosi d'Europa e hanno dimenticato proprio noi. Ma se ne accorgeranno quando noi troveremo la Gioconda. Quando saremo ad Avignone? Alle 3 precise. Arriverò tardi. Le avevo detto di andarsene. Nicole. Signore, il suo biglietto, per favore. Ah, sì. Nicole. Nicole, ma ti rendi conto che... ti rendi conto che ti stanno inseguendo? Coniglio. Che cosa hai intenzione di fare? Ho intenzione di andare ad Avignone. No, ma perché? Perché sono innamorata. E quando deve arrivare la signora, signor Marchese? Non lo so. Non so neanche se arriverà. Ci fai su questo treno? Sì, tu che cosa ci fai su questo treno? Ha seguito la ragazza, ecco cosa ci fa su questo treno. Le hai mica detto che ci siamo anche noi? Glielo hai detto? Certo che gliel'ha detto. Io dico che ne vedremo delle belle ad Avignone. Tu che ne dici? Campagna francese. Che aria pulita. Germain! Germain, guarda! Che c'è? La ragazza! Il segnale d'allarme, presto! Andiamo! Nicole! Mi servono anche delle scarpe. Ehi! Mi daresti un passaggio? Fin dove? Alla locanda Saint George. Certo, tanto ci devo passare. Ferma! Cosa c'è? Dacci un passaggio, siamo stanchi.
Salute, signorina. Grazie. E adesso che si fa? Calmati, non ci conosco. Ferma, polizia! Salute, signorina. Grazie. Non può essere molto lontana da qui. Dov'è il più vicino posto di polizia? A Saint-Jean. Grazie. Siamo arrivati. Arrivederci, grazie. Buongiorno. Arrivederci. Buongiorno. Prego, dopo di lei. Prego. Prego, dopo di lei. Grazie. Qual è la strada per l'Italia? Quella là. Mi potrebbe prestare un cavallo o una bicicletta? Prestare? Noi non prestiamo niente. Noi vendiamo solamente. Ma io non ho un soldo. Allora vai a piedi. Polizia. Investigativa. Di Parigi. Agli ordini, signore. Dunque, noi cerchiamo un'illusionista bionda con un ragazzo. No, perdono. Una ragazza bionda con un illusionista. Ho detto bene, Gaspar? Esatto. Grazie. Che succede, signori ispettori della polizia di Parigi? Posso essere utile? Ha visto una ragazza bionda, per caso? Sì, aveva un appuntamento con un signore che è partito per l'Italia con due macchine. Accidenti! E adesso che facciamo? Non ci resta altro che rintracciare la ragazza. Ah, è partita con un signore per l'Italia? No, il signore è partito con due macchine e lei è andata a piedi. Come a piedi? Se il signore aveva due macchine? Perché il signore è partito prima con due macchine. Due macchine, allora due signori? No. La nostra macchina! Al ladro! Al ladro! Al ladro! Al ladro! Prendete un'altra macchina! Era la sola macchina che avevamo! Che possiamo fare? Ecco la ragazza! Quella! La ragazza! Frugalo. Io non porto mai armi. Legalo. E ora occupati di questo. Non sapevo che anche voi andaste a passare l'estate in Italia. Allora, dov'è? Dov'è chi? Lo sai bene. Oh no, chi? Dov'è? Non otterrete niente in questo modo, mi fa accendere. Ma proveremo con un altro sistema. Quando avrò contato fino a tre, sparagli. Uno. È nella valigia rossa.
Vuoi fare lo spiritoso, eh? Due. La rivolti si apre anche dall'altra parte. Dov'è la chiave? È sulla mia cravatta, la mia spilla. Vediamo se è quella autentica. Va bene. Questa la tengo io. Grazie. Hai la faccia sporca. Dove? Slegami e te lo faccio vedere. Devi proprio odiarmi, vero? Odiarti? Perché? Perché mi sono tirata tutti dietro. Come sarebbe tutti? Quei due banditi, l'illusionista, la polizia. La polizia? È tutta colpa mia, ma dovevo venire. Tira fuori la lingua. Fammiti vedere. Adesso cominci a riconoscerti. Ciao, Nicole. Ciao, Vincent. E adesso dobbiamo proprio andarcene da qui. Tu pensa a quell'altro. Grazie, signore. Per cosa? Per avermi salvato la vita. Su, su, coraggio. Vada pure, signore, sto benissimo. Bene, ci vediamo a Roma, eh? Ah, vuote! Andiamo, forse sapremo qualcosa al posto di Blocco. Polizia! Investigativa! Di Parigi. Questa è la macchina rubata. E i ladri? Sono scappati, il mio collega li ha inseguiti. Hanno portato via qualcosa? Una valigia rossa. E non hai visto nessun altro? No, soltanto un carro da morto. Ah. Ma era vuoto. Ah. Allora i ladri sono a piedi? Sì. Li acciufferemo. Perché noi abbiamo... Le biciclette! Questa ce la pagheranno. Chi? Come chi? Chi ce le ha rubate?
Attraversare la nuoto. Sei brutta quando sei bagnata. Anche tu. Specialmente il naso è brutto quando sei bagnata. Non lo so. Noi abbiamo molta fretta. Noi siamo della polizia. Sicuro? Di Parigi. Da che parte sono andati? Non li ho visti. Evidentemente. Le nostre biciclette! Guarda! Chi c'era sopra? Non lo so. La polizia deve sapere sempre tutto, giovanotto. Non lo sa. Non ci hanno visto. Guarda! Attraversare subito. Nascondimi con delle frasche. Perché mi hai preso la valigia? La valigia ce l'avevi tu. No, l'hai presa tu. No, io no. Sì, l'hai presa tu. Ma no. Sì, maledizione. Giù. A chi? Giù. Salute. Grazie. L'abbiamo perduta. L'hai fatta cadere nell'acqua, tu idiota. E adesso che si fa? Troviamo una locanda e ci riposiamo. Non possiamo fare nient'altro per questa sera. Sì, poi siamo troppo stanchi, eh? Torniamo al posto di polizia e facciamo bloccare tutte le strade. Manderemo qualcuno, a darti il cambio. Non c'è una locanda da queste parti? L'unica assente in me. Ah, buonanotte. E stammi bene. Buonanotte. E non muoverti, eh? Io devo essere matto. Trovo una ragazza che mi piace. E che cosa ne faccio? La butto dentro un fiume, la faccio correre in bicicletta, la trascino a piedi nudi per strade polverose
È tutto per un vecchio quadro. Non fa niente. E poi è tutta colpa mia. Ci deve essere una locanda da queste parti. Possiamo nasconderci là fino a domattina. Io faccio tutto quello che vuoi tu. Ci devono essere un sacco di nascondigli in una locanda. Dei begli armadi, dei bei letti. Ci nasconderemo dove preferisci. Vorremmo una stanza, per favore. Abbiamo soltanto camere singole. Va bene. Va bene. Due, allora? No, una. È proprio piccolo. Per uno è molto comodo. Vediamo come ci si sta in due. In due è anche più comodo. Sì, non c'è male. Ma siamo bagnati fradici. Togliamoci i vestiti alla svelta. No. Togliamoceli un po' alla volta. No. Prendiamoci una polmonite. No. E allora? Che strano. Ha piovuto da qualche parte. No, siamo caduti in un fosso. Ha una camera a due letti? Abbiamo solo camere singole. Due singole, allora. Vorremmo due stanze, per favore. Questa è l'unica stanza rimasta. Ehi, psst. Che vuoi? Ho guardato dappertutto. Tu non sai mica dov'è. Per favore, non mi seccare con i tuoi problemi personali. Cercatelo. Buonanotte. Vabbè, da qualche parte sarà. Ci vediamo. Io avrei un'idea. Che ne dici? Dico no. Come no? Che cosa hai capito? Mi è venuta un'idea. Forse facciamo in tempo a procurarci qualcosa da mangiare. Sì, andiamo giù a vedere. Ecco, non abbiamo altro. Può andare. Voilà. Questo non è. Nemmeno questo.
Vieni, ho trovato. Da solo non ci sai andare. Ma non quello, la valigia rossa. Prendi la valigia. Fermo, o la faccio fuori. E adesso che facciamo? Lasciami riflettere. Beh, non dovevi rifletterci. Sì, ma non posso fare due cose contemporaneamente. Levati di lì, idiota! Il bambolotto. Oh, bella. Il bambolotto, sì. Consegnatemela. Ma di che sta parlando? Già. Guarda. Oh, che c'è ancora? Allora, dov'è la Gioconda? Guarda che arsenale. Deve essere qui, da qualche parte. Ah, se non la troviamo,
Io mi mangio questo vaso. Fermi lo sparo! Ah, abbiamo a che fare con dei dilettanti! Polizia! Investigativa! Di Parigi! Per favore, mi dia quella valigia. E va bene. La prenda! Oh, non l'ho presa. E adesso che si fa? Dobbiamo riprendere i vestiti. Non quell'idiota! Adesso basta, silenzio! Nicole. Ci hanno preso di nuovo le biciclette. Tutte le strade sono bloccate. Non ci sfuggiranno. Beh, loro li portiamo dentro intanto. Perché? Non cercate di fare i furbi con noi. È inutile.
Finalmente soli. Beh, ho detto una battuta di spirito. Cerca almeno di sorridere. Sono troppo stanca. E anche un po' arrabbiata, vero? Se fossi rimasta dov'ero, non ci troveremmo qui dentro. E tu avresti ancora la Gioconda. Chi lo sa? Forse vi ho ancora tutte e due. Te e la Gioconda. Quanto dovremo restare in prigione? Forse 10-20 anni. Finché tu sarai giovane e carina. E poi quando sarai vecchia e brutta, evaderò. Non ho nessuna voglia di ridere. Se sei tanto triste, ce ne andiamo subito. Guardia! Ma cosa vuoi fare? Rifiuterebbe una sigaretta a un povero carcerato. Beh. E del fuoco? E va bene. Grazie. Guardia, al fuoco! Lo spenga! E come? Lo pesti con i piedi! Non posso, ho paura! Accidenti! Benedetto ragazzo! Ma com'è successo? Guarda qui! Aiuto! Fatemi uscire! Fate presto! I detenuti sono scappati! E noi che abbiamo appena fatto togliere i posti di blocco? Ma siamo arrivati al punto che fanno scappare i detenuti. È inutile arrestarli. Quando lo sapranno a Parigi, vedrai. Dov'è l'altra macchina? L'hanno presa i prigionieri! L'hanno presa loro! Non ne abbiamo altre. Oh, io torno da mia madre. Mamma tua non avrebbe posto per un figlio adottivo? No. Beh, almeno abbiamo recuperato la Gioconda. Ma niente ladro. Non possiamo mica tornare a Parigi senza un ladro. Benvenuta a Roma, madame. Benvenuta a Roma, tesoro. Hai voglia di cenare? No. Vuoi
qualcosa da bere? No. Beh, allora forse vuoi riposarti? No. E allora che si fa? Io ho un'idea. Ah, sì? Ho voglia di ballare. Qualcosa di triste o qualcosa di allegro? Qualcosa di allegro. Qualcosa di allegro. Sono felice. Che strano. Sono felice anch'io. Potrei perdonarmi per averti fatto perdere la Gioconda. Un po' di romanticismo. Violino. Credo che ti perdonerò. Al mondo ce ne sono tanti di quadri, ma di Nicole ce n'è una sola. D'accordo? D'accordo. Mi scusi, signore. Il giornale della sera. Coraggio. Fa la brava moglie e leggimelo. Una grande vittoria per la polizia francese. Due dei suoi più brillanti investigatori recuperano la Gioconda e catturano il famoso Golden Boy. Mm? Non mi dire. Guarda. Povero Merlino. Povero Merlino? Povero me? Mi rovina la reputazione. E allora che facciamo? Il mondo deve sapere che Golden Boy non è ancora andato in pensione.